Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it, sempre aggiornato 24 ore su 24. sportpress.it. Allora, i meritati complimenti a Treviso, che ha giocato la partita che ci aspettavamo. C'è una partita da chi ha guidato il campionato per 3 anni di fila. Tra l'altro lo dico scherzando, ovviamente, a scanso che qualcuno della rete poi si offendesse, ma è chiaro che candido Stefano Pilastrini al sostituto del mago Otelma, perché l'aveva detto che avrebbero vinto e hanno vinto, quindi... per quello che riguarda noi, fatti salvi i grandi meriti di Treviso, abbiamo aspettato troppo che la partita cominciasse per grazia divina invece che per una nostra iniziativa. Tutto il primo tempo l'abbiamo passato aspettando. Quando abbiamo ricominciato a giocare secondo quelle che sono le nostre convinzioni, abbiamo ripreso in mano la partita andando, credo, sul più 2 o sul più 3. Più tre. E lì secondo me abbiamo anche fatto la scelta giusta, perché abbiamo messo la palla in mano a Mancinelli, che ha fatto un buon tiro, ha segnato, quello sarebbe andato sul più 5 e quindi il momento di rottura di Treviso sarebbe stato più lungo e probabilmente avrebbero cominciato ad avere anche qualche problema. Invece abbiamo sbagliato quel tiro e ci siamo ritrovati da più 3 a meno 2 a meno 3 subito, e da lì secondo me siamo stati molto bravi, avendo preso quel contro break a rientrare praticamente sino alla fine. Poi commettiamo dell'ingenuità a Leonardo, diciamo, di tirare il tiro libero, di sbagliare il tiro libero, lui lo tira da sotto, cioè facciamo delle robe di uno che ha 20 anni, insomma. Però io non sono assolutamente né arrabbiato né preoccupato, nel senso che la logica dei playoff vuole che si verifichi solo il qui e ora. Il qui e ora è che siamo 2-1 con Treviso, con la quarta in casa, e quindi per noi la condizione ideale. E a fronte del fatto che i nostri avversari ci hanno ricordato che dovremmo conquistarcela questa semifinale. Credo sia una sconfitta che ci sta in un bilancio, ribadisco, molto positivo. Tra l'altro, se mi consentite, avendo visto la Treviso di oggi, che come ha detto giustamente Stefano anche in conferenza stampa, è da mesi che forte del suo primo posto, che si sta preparando ai playoff, voi capite che peso specifico possono aver avuto 2 vittorie in trasferta consecutive contro questa squadra qua. Quindi, diciamo, i 2 contenti in questo momento sono Treviso come entità sportiva, il nostro cassiere, io meno, ma non tanto per un fatto che abbia preoccupazione rispetto a gara 4, quanto perché, diciamo, avessimo vinto avremmo potuto godere 2 giorni di riposo, che non avremo, ma andiamo a giocarci gara 4 in casa davanti al nostro pubblico, avendo imparato da questa partita quanto loro siano bravi e quanto noi non possiamo permetterci. Matteo, devi venire a parlare? Sì. Ah, se vuoi sedete qua? Sì. E abbiamo imparato da questa partita che questi ragazzi qua, tra i quali questo gran giocatore qui al mio fianco, non si regaleranno nulla e che quindi la partita dovremmo guadagnarcela sul campo, cosa che è assolutamente le nostre corde fare. Non vorrei vedere tristezze perché non ce n'è motivo. Ribadisco, il dato che conta è che siamo 2-1 con Treviso e che abbiamo la quarta in casa. Se avessimo fatto 1-1, avessimo vinto oggi, saremmo stati esattamente nella stessa situazione. Quindi pensare di fare quello che gli americani chiamano lo sweep contro una squadra di questo livello sarebbe stato quasi blasfemo. Se ci sono domande. Prego. Non sei preoccupato, però visto il messaggio ai naviganti che hai mandato chiaro ieri, che sono un po' deluso dal primo tempo, guardando l'atteggiamento. Ma sai, Andrea Tedeschi purtroppo mi diceva, entrando in questa sala stampa,
Matteo, tu vedi sempre un po' avanti, e purtroppo è quello che capita a chi ha 55 anni e fa questo mestiere da tanto tempo. Quando tu ne vinci due, per quanto il tuo allenatore ti... Allora, primo, sono i meriti Treviso, punto. Secondo, per quanto tu possa dire, fare, pensare, trovami uno in questo palazzetto dei nostri, di tutti i nostri, di quelli che erano qui, di quelli che non hanno potuto esserci, che avrebbero voluto esserci, che hanno guardato la partita su Sky o al bar con gli amici, quanti pensavano che avremmo perso? Nessuno. Questa è la verità. No, nessuno pensava che avremmo perso. Questa è la verità. E purtroppo questa è una cosa che nello sport, soprattutto quando si affrontano avversari di così alto livello come i ragazzi di Treviso, il suo allenatore e il loro allenatore, non ci si può permettere di farlo. E non c'è altra storia, nel senso, quel pizzico di mancata aggressività in più che non abbiamo messo in campo oggi è frutto del fatto che nel più intimo del cuore di ciascuno di noi, come peraltro la partita ha anche confermato, a un certo punto eravamo più tre. E questo purtroppo è una cosa con la quale noi allenatori siamo spesso destinati a gridare al vento, ma sono contento che ci sia stata la consapevolezza che Treviso può batterci e B, la consapevolezza che certi tipi di errori che abbiamo commesso oggi, anche indotti da una grande difesa di Treviso, non verranno commessi fra due giorni. Altre cose? Ma sai perché? Io credo per un motivo soltanto, perché un pubblico come questo credo che non possa non apprezzare una partita giocata non bene, ma con uno spirito di combattimento di altissimo livello. Quindi avessimo perso contro Arzignano saremmo tutti tristi, ma abbiamo perso contro Treviso, abbiamo perso contro Stefano Pilastrini, abbiamo perso contro un playmaker di 2 metri che è da anni che mi chiedo perché non giochi in A1. Quindi voglio dire, non abbiamo perso contro Rocca Cannuccia, abbiamo perso contro la squadra della Madonna, combattendo. E questo credo sia un valore che questo pubblico qua apprezza sempre. Roger? No, era una del ventaglio di possibilità che avevamo, ma siccome ogni tanto, oltre a, c'era la speranza di, diciamo, segnato il primo, c'era la speranza di prendere un rimbalzo d'attacco, perché conoscendo la freddezza dei giocatori di Treviso, che si è poi puntualmente manifestata nel segnare i tiri liberi finali, abbiamo scelto quella strada là. Ma qua entriamo nel campo delle possibilità, delle ipotesi, è una scelta che rifarei. Se avessimo preso rimbalzo sarei stato un genio, non l'abbiamo preso, sono coglione, ma questo fa parte ormai, è un'abitudine con la quale convivo da tempo. La cosa più banale con cui si può incominciare è questa, questo è il fatto del virus, in un modo o nell'altro l'avanzato, è un qualcosa che avete sentito? Non lo so. Siete di capo con l'idea del... Siamo entrati per l'idea di vincerla, però alla fine non l'abbiamo dimostrato, siamo partiti un po' molli. Treviso ci ha attaccato e siamo andati sotto di 10 tutta la partita, poi alla fine ci siamo svegliati gli ultimi 2 quarti e abbiamo fatto una rimonta, ma in queste partite dobbiamo giocare 40 minuti e partire come siamo partiti nel secondo tempo. È successo, adesso... capita, può capitare, siamo contenti perché comunque eravamo 2-0 con la prima in classifica, adesso siamo 2-1, abbiamo lunedì un'altra chance per vincere la serie. Se da un lato potete pensare che sia, abbiamo un'altra in casa, siamo sempre 1, eccetera, però non c'è anche il rischio di pensare con Dio, ci possono battere, magari 24 ore fa poteva essere sì, va bene, però comunque, no? Non c'è il rischio di pensare
Non penso, guarda, noi ci siamo, oggi abbiamo, ti dico, ci siamo, abbiamo fatto oggi, abbiamo giocato solamente l'inizio, non bene, siamo partiti male, ma secondo me lunedì ci faremo trovare pronti anche dall'inizio della partita, giocheremo per 40 minuti sicuro. Spero non c'è così questo rischio. Prima ti aspettavamo e l'AMA ha detto si sta affilando tutte le viti, sta rimettendo il posto in questo quarto. Di là dello scherzo, quanto pesa su uno che è un altro ragazzino, una serie di playoff e tante così tante partite a due giorni di distanza? Lo senti? No, perché comunque ci siamo preparati tutta la stagione, quindi sto bene fisicamente, non è il problema delle partite, anzi più partite fai meglio è, perché comunque con Matteo ti alleni tanto, gli allenamenti sono molto duri, quindi sai, le partite magari sono più tranquille, tra virgolette. Io sto bene fisicamente, quindi non è il problema. Poi c'è un ruolo, tra virgolette, tranquillo, perché comunque il numero. No, perché comunque sai, non devo correre dietro gli esterni. Quando hai 34 anni devi iniziare a correre dietro gli esterni, puoi fare più fatica da 4, fai fatica, però è un po' più tranquillo come ruolo, diciamo. Però sei arrivato a questo punto come volevi, diciamo. Sì, sto bene. Oggi non mi sono entrato delle robe, ma stavo bene comunque. Avevamo detto, ero sicuro, come si può essere sicuri di queste cose qua, che non, la serie non sarebbe finita 3-0, tralasciando le cose banali, cioè non vuol dire nulla, abbiamo solo allungato la serie, abbiamo, e adesso la difficoltà di riprendere, di rifare una partita migliore di questa lunedì, perché sicuramente la Fortitudo giocherà ancora meglio rispetto alla già eccellente partita che ha fatto stasera. Queste sono tutte cose scontate, però intanto i doverosi complimenti alla Fortitudo, perché tutte le partite si cambia faccia, si trova protagonisti nuovi, è veramente un avversario durissimo, difficilissimo. Noi abbiamo fatto una partita di concentrazione, di attenzione incredibile, siamo riusciti, diciamo, a limitare le palle perse, credo, sto guardando le statistiche, ne erano 12, contro questa aggressività della Fortitudo è veramente difficile. Sinceramente abbiamo ancora qualche margine di miglioramento difensivo, perché abbiamo lasciato tanti canestri al ferro, tanti canestri sui tagli, tanti canestri sulle penetrazioni, è chiaro che la Fortitudo ti mette talmente tante difficoltà, ti devi sbilanciare su Leggio, sbilanciare su Cinciarini, sbilanciare su Montano, uscire sempre su Mancinelli, uscire sempre su Leggio, e poi quando alla fine del secondo quarto ci ha fatto 5 punti consecutivi Gandini, perché anche su di lui, ma praticamente ogni volta viene un protagonista nuovo, viene un giocatore nuovo ed è difficilissimo prendere le misure su tutti, però dobbiamo sicuramente fare un salto di qualità in più per non lasciare quei canestri al ferro. In attacco siamo stati veramente bravi, se non avessimo sbagliato 12 tiri liberi anche oggi, si vede che questa serie per noi è stregata ai tiri liberi, stiamo tirando con percentuali nettamente più basse rispetto a quelle della stagione, e anche oggi 12 tiri liberi lasciati ci potevano costare la partita. Per fortuna in fondo comunque siamo stati lucidi, siamo stati bravi, la loro pressione ha fruttato, sì, una palla persa l'abbiamo fatta, quel fallo fischiato c'era, non c'era, siamo sempre sul tiro da 3 punti di Montano, sicuramente ha riaperto i giochi, però credo che siamo stati molto bravi, molto pronti, e adesso dobbiamo farne un'altra, che poi sono altre due, ma una alla volta chiaramente, perché sono partite per noi assolutamente senza domani, quindi dobbiamo sapere che ce n'è una e poi dopo guadagnarci la possibilità di giocare l'altra. Adesso ci caricheremo e vedremo un po' come fare ancora meglio. Sono serie in cui, diciamo, la differenza tra una partita e l'altra è data soprattutto dai protagonisti, nel senso che magari cambia chi gioca meglio e chi gioca peggio, perché a livello tecnico-tattico siamo due squadre che
di sistema che chiaramente cambiano il loro modo di giocare, però il livello credo che sia veramente alto. Io nella mia carriera ho giocato forse una trentina, ma probabilmente di più, anzi sicuramente di più di serie di playoff, e questa per adesso è veramente la più appassionante, la più bella, che finisce sempre negli ultimi secondi. Sarebbe bello vincerla e quindi faremo tutto per che succeda. Domande? Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it, sempre aggiornato 24 ore su 24, sportpress.it.